Buongiorno a tutti. Ragioniamo oggi sulla scala musicale, sulla distribuzione delle note, toni e semitoni. Cercheremo di avere qualche esempio grafico di come si distribuiscono i suoni sulla scala e un pochino un'idea della provenienza di questa articolazione dei suoni. Parleremo quindi di toni e semitoni e di primi intervalli, come si possono visualizzare sulle dita, come si visualizzano sulla tastiera e in primissimo elemento come si visualizzano sul pentagramma. Dalla tradizione musicale diciamo che tra due suoni, Do e Re, c'è un intervallo di tono. Questo funziona tra alcuni toni. Mi tono, mentre invece vedremo la storia della musica, della nostra cultura musicale fa sì che sopra il mi il suono sia a distanza di un semitono. Vedete che ciò che vi raccontavo è che nella storia della musica si è poi ha poi preso sopravvento accanto ad altri due un sistema di quattro suoni, questo è già dalla Grecia, che chiamiamo tetracordo dorico, e l'unione di due tetracordi, do, re, mi, fa, vedete, tono, tono e semitono, con un tono di connessione e un altro tetracordo dorico superiore, sol, la, ti, do, quindi tono, tono e semitono, dà il via a quello che noi chiamiamo il nostro modo maggiore, che è il nostro modo di riferimento. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Questo ha un riscontro anche sulla tastiera, vi dicevo, quindi dove mi, fa, sol, eccetera, re, mi, e vedete che se io dal do veramente considero l'inizio del mio tetracordo, ho un intervallo di tono, tono, e quindi un intervallo di semitono, cioè non c'è il tasto nero a metà. Poi ho il tono di connessione e si ricostruisce il tetracordo, quindi un tono e un semitono dove di nuovo non c'è il tasto nero, diciamo, cioè il grado intermedio che ho qui. Tono vuol dire che a metà ho un suono intermedio. E qui invece non c'è, c'è il semitono. Quindi possiamo dire anche che l'intervallo di tono è diviso, si può suddividere a metà. Questo per una questione storica che vedremo un'altra volta, del temperamento equabile, si può dividere a metà con un altro suono e ciascuno di questi suoni è distante un semitono. Piccola notazione, per adesso marginale, ma che poi diventerà centrale: se io voglio costruire un tetracordo, partendo da questo suono e non dal do, dovrò avere un tono. Poi mi viene chiesto di suonare un tono, quindi non questo, ma questo, e un semitono. Cioè, per riprodurre la stessa successione di toni e semitoni del tetracordo, devo utilizzare, quando non parto dal suono C, anche dei tasti neri. Se volete, c'è un riscontro facile cantando Do, re, mi, fa.
cioè io non ho suonato i tasti C, D e F, ho utilizzato altri tasti, ma il profilo melodico corrisponde all'utilizzo del Do, Re, Mi, Fa. Quindi io, se parto da questo suono, faccio un tono, un semitono, dopodiché faccio il mio tono di connessione e ricostruisco. Tono, tono e semitono. Uno dei primissimi giochi goitre, diciamo, è quello della lettura sulle dita. Allora, le dita percorrono di fatto la scala musicale che possiamo scrivere, proprio come una scala di quelle che si usano per raccogliere la frutta, il ledger in inglese. E con le mie dita adesso percorriamo i primi tre gradi della scala. Io parto dal Do, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Do. Quindi due dita verso l'alto a indicare che devo spostarmi sullo scalino superiore, due dita verso il basso a indicare che devo spostarmi sullo scalino inferiore. Perché due? Perché si chiama intervallo di seconda quello che intercorre tra un suono e il suo suono adiacente. In questo momento non facciamo distinzione con le dita tra tono e semitono, che è invece una differenza che vedremo nei filmati successivi di questa lezione. Dunque, un suono, salgo, ridiscendo, salgo e salgo ancora. Quindi non è di per sé l'indicazione 2 che indica re, ma da dove io sono mi muovo verso l'alto o verso il basso. Abbiamo visto intervalli di seconda, vediamo un momento il salto della terza. Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Do. Rimanendo nell'intervallo tra Do e Mi, quello è l'unico intervallo di terza che posso cantare in questo momento. Cosa vuol dire tre? Vuol dire che sono coinvolti tre suoni della scala e se il Do è l'estremo inferiore, il Mi sarà l'estremo superiore. Concludiamo la pillola di oggi con una semplicissima considerazione rispetto a come si pongono le note, la scrittura delle note rispetto alle linee. Voi sapete che si usa un sistema di linee parallele, nella storia poi il numero si è assestato a 5 per comodità di lettura, diciamo, e la semplicissima notazione che io faccio oggi è questa: se io ho una linea posso avere delle note che si situano sotto la linea, a metà della linea, oppure sopra, sotto o sopra o a metà. Se io decidessi di chiamare il primo suono Do, allora avrei Do, Re, Mi, Do, Mi, Re,
Cosa significa questo? Significa che finché io ho dei suoni adiacenti, cioè dove le mie dita farebbero l'indicazione 2 in salita o 2 in discesa, la posizione dei suoni è particolare, cioè se uno è a metà tra della linea, è tagliato a metà dalla linea, l'altro è fuori dalla linea, cioè gli intervalli di seconda, come si chiamano, coinvolgono un suono sulla linea e l'altro no. Mentre invece quando io ho intervalli non adiacenti, mi, do, mi, mi, do, mi, per cui si salta qualche gradino della scala, quando io ho un intervallo di terza, sono nella situazione che o sono tutti e due i suoni al di fuori della riga, sopra e sotto ad esempio, oppure nell'altro caso che non abbiamo visto in questo momento ma che è facilmente intuibile, io ho tutti e due i suoni tagliati a metà della linea. Cioè posso riassumere dicendo che suoni adiacenti sono nella situazione in cui un suono sulla riga e l'altro no, mentre invece intervalli di terza sono quindi suoni che hanno tra loro, che saltano una nota da uno all'altro, sono in una situazione graficamente interessante che è o tutti e due sono a metà della linea o tutti e due sono al di fuori della linea. Grazie a tutti, in questa pillola abbiamo parlato dei primi intervalli musicali, della scala, del concetto di tetracordo, abbiamo introdotto la lettura sulle dita, con cui giocheremo molto, e abbiamo fatto i primissimi esempi di come si dispongono i suoni per altezza rispetto alla riga musicale. Grazie, alla prossima!